Buongiorno a tutti, ben ritrovati in compagnia di Valentino Sacca, tornati qua nel nostro spazio dove si riflette sul cinema. E la puntata di oggi, anche oggi, torneremo a parlare sempre di cinema italiano e questa volta parleremo di un autore importante ormai, perché è più di 50 anni che fa cinema e quindi è considerato uno dei più importanti autori contemporanei di cinema italiano. Mi riferisco a Pupi Avati e al suo Dante. Un film biografico storico decisamente atipico e decisamente avatiano, no? Nel modus operandi in cui è stato realizzato. Il film è uscito nelle sale cinematografiche il 29 settembre scorso e diciamo che alla base del progetto ci sono due testi a cui ha fatto riferimento Pupi Avati. Alla base di tutto ovviamente c'è il Trattatello in laude di Dante, scritto da Giovanni Boccaccio, in cui l'autore del Decameron raccontava appunto la vita del poeta Dante Alighieri. Ma da questo libercolo del Boccaccio, lo stesso Pupi Avati ha realizzato una sorta di, come dire, romanzo metastorico, uscito qualche anno fa, un paio d'anni fa, credo, L'Alta Fantasia. Il cui titolo poi fa riferimento a un passaggio proprio della Divina Commedia, se non sbaglio proprio del Paradiso, e in questo testo Pupi Avati ha cercato, no, di rimaneggiare un po' il trattatello appunto di Boccaccio su Dante, ispirandosi poi a anche altre fonti storiche, per esempio delle fonti di Franco Cardini, grande storico appunto. E poi ha lavorato anche di fantasia, mescolando un po' le fonti e creando comunque un racconto, appunto, il viaggio di questo Giovanni Boccaccio, ormai malato, ormai piagato, no? Dalla scabbia, che fa da Firenze ormai appunto, diciamo, post-pestilenza, fino a raggiungere la città di Ravenna dove è sepolto Dante. Dove è stato esiliato, dove poi è morto il poeta Dante Alighieri, per portare appunto un risarcimento in fiorini d'oro alla figlia Beatrice, ormai appunto da anni reclusa in un convento come monaca Clarissa. E durante questo viaggio Giovanni Boccaccio rievoca degli stralci, degli episodi della vita dell'Alighieri. Questo in sunto comunque, diciamo, in sintesi massima, è un po', diciamo, il racconto che porta avanti Pupi Avati. Ma prima di entrare nel vivo, diciamo, dell'analisi di questo film, bisogna dire che Pupi Avati, prima di lui, comunque qualcun altro si è occupato di raccontare la vita di Alighieri nel cinema. Non sono tanti i film, anzi sono veramente pochi i film che hanno cercato di raccontare il profilo biografico, no, del grande poeta fiorentino. Ma soprattutto possiamo ricordare, ecco, uno sceneggiato forse dai più dimenticato del 65, uno sceneggiato Rai, di quelli ormai storicizzati negli archivi Rai, dal titolo Vita di Dante e diretto da Vittorio Cottafavi, che è stato un grande autore sia per la televisione che per il cinema di genere italiano. Però diciamo che l'approccio di Cottafavi rispetto a quello di Avati era totalmente diverso, nel senso che sia dal punto di vista stilistico e formale, parlando di uno sceneggiatore degli anni 60, l'impostazione è più, diciamo, quasi metateatrale, molto più, diciamo, ambientata all'interno di è più, diciamo, rintusa in interni, in spazi chiusi, una recitazione, diciamo, molto più anche rigida, diciamo. Molto meno spontanea, molto meno, diciamo, naturalistica. E poi, dal punto di vista appunto del racconto proprio, lo sceneggiato in tre puntate di Cottafavi si concentra prevalentemente sul Dante politico, quindi, diciamo, sullo schieramento Guelfi-Ghibellini, sulle lotte intestine fra i Guelfi bianchi e i Guelfi neri, le diatribe comunque ideologiche tra lui e Bonifacio VIII. Diciamo, ecco, che scava più che altro nella figura del Dante politico.
mentre il film di Avati, diciamo, è un film sulla memoria, un grande film appunto sulle rimembranze, perché tutto il cinema di Avati è un cinema di memoria, è sulla memoria, sul ricordo. Se pensiamo bene alla sua filmografia, in quasi tutti i film di Avati c'è questo gusto della malinconia per il ricordo ormai sbiadito, museale, diventato quasi una reliquia del passato, no? Il famoso insetto catturato nell'Ambra, no? Di cui parlava André Bazin. Ecco, diciamo, senza fare paragoni scomodi, però comunque il cinema di Avati è un cinema comunque prustiano, un cinema che vola sulle ali del ricordo nostalgico, ma mai sentimentalista, anzi, con delle tinte quasi fosche molte volte e elegiache, no? Da canto funebre. Pensiamo anche tra i suoi film più noti, ricordiamo anche Una gita scolastica, Festa di laurea, cioè anche i film, diciamo, di ambientazione non storica e non, nello specifico, medievale. Ma sono dei film sempre che parlano del passato, no? Si rinchiudono nel passato, nella Bologna, nella sua Bologna di un tempo, nei suoi ricordi, anche Gli amici del Bar Margherita, uno dei suoi film più sottostimati, forse il suo film più fellini. Anche qui c'è sempre questa lieve, sottile malinconia. Questo racconto di fantasmi, no? Evocativo. E anche Dante, ovviamente. Allora, diciamo che Avati si è già occupato del Medioevo in altri film. Ricordiamo, per esempio, I Cavalieri che fecero l'impresa nei primi anni 2000, ma prima ancora il capolavoro Magnificat. Però forse il problema oggi che si poneva il regista bolognese era cercare oggi nel 2022 ancora un modo per raccontare il Medioevo come periodo storico e nello specifico come raccontare Dante senza essere pedissequi, senza tenersi in maniera appunto noiosamente pedissequa appunto e strettamente letteraria al testo, anche se diciamo i dialoghi sono riportati più o meno come li troviamo nel testo L'alta fantasia dello stesso Avati. Allora, cosa ha fatto? Cioè, l'operazione è questa, nel senso il racconto nel racconto, no? Questo narratore onnisciente che racconta ogni tanto appunto declama dei sonetti anche dell'Alighieri e poi invece Boccaccio stesso che rievoca all'interno del film, quindi del costrutto finzionale, invece la memoria di Dante e riscopre, ripercorrendo il suo viaggio verso Ravenna, il passato del poeta. Quindi questo prendere le distanze dal passato, questo musealizzare il passato, no? Senza immettersi all'interno di questo passato storico, storicizzato, tende appunto a creare questo effetto nostalgia, no? A gonfiare questo iato, no? Questa distanza tipicamente prustiana che comunque attraversa tutto il cinema di Pupi Avati. Era l'unico modo, diciamo, per diciamo, non soccombere alla geografia biografica, come invece è molto facile incappare in questo discorso. Ma queste distanze del ricordo, no? Prendere distanze e fare quasi una sorta di racconto della memoria, no? Ecco, questa cosa qui tende a sospendere un po' la narrazione, una sorta di storia di fantasmi, no? L'elemento fantasmatico anche, no? Il gusto per lo spiritismo, per l'occulto che ammanta tutto il cinema di Pupi Avati, anche qui si affaccia. Pur non essendo un film di genere horror, ovviamente, non è un film fantastico. Però ci sono degli elementi di sospensione onirica, no? Fantastica, visionaria. Tutti citiamo, scusate lo spoiler per chi non l'ha visto, il sogno tra il mistico e l'erotico che fa Dante giovane dopo essere stato folgorato dalla bellezza di Beatrice Portinari, la donna che poi lo porterà a questo amore platonico che si trascinerà per tutta la vita e che sarà la scaturigine della sua poesia. Questo sogno appunto di questa Beatrice seminuda mentre sta divorando un cuore sanguinante. Ecco, questa immagine così forte, no? Così oscura è proprio quell'elemento che Avati si porta dentro fin dall'origine, no? Quel gusto
l'occulto, che sempre si affaccia nel suo cinema, non soltanto nel cinema di genere thriller horror, che, nel quale poi ha eccesso, come sappiamo tutti, con capolavori come La casa delle finestre che ridono e Zeder. Però, ecco, anche in altri film c'è sempre questo senso, questa cappa che opprime, che inquieta. E Dante, appunto, il Dante di Abati, non è da meno. Ci sono due elementi, diciamo, che si amalgamano sempre nel suo cinema. Uno, diciamo, è un po' questo gusto per la fiaba tetra, questo gusto per la profacola, per il racconto contadino, per il racconto orale, no? Che troviamo proprio fin dai suoi primi film, no? C'era già questo gusto anche poi del raccapricciante, del grottesco, che troviamo già nel suo primo film, il suo film d'esordio, che era Balsamo sull'uomo di Satana. E il discorso, dicevo, del gusto del racconto orale, del racconto contadino, che troviamo anche in Le strelle del fosso, anche questo tra i suoi primi lavori. E si mescola questa parte, diciamo, grottesca, fiabesca e anche misterica, con invece un lato, come dicevo prima, più malinconico, più legato al ricordo, al passato, alla nostalgia di un passato che rimane così, sospeso nei ricordi, appunto. Questi sono stati due elementi che hanno più contraddistinto da sempre, comunque, il cinema avvatiano, che continua a portare avanti nelle sue coordinate filmiche. Ma bisogna aggiungere un'altra cosa importante, che nel film Dante, come anche nel suo precedente film, senza contare appunto il film con Renato Pozzetto, che ha realizzato appunto, che è uscito direttamente su Sky, mi riferisco a Signor Diavolo, film di qualche anno fa, ha iniziato la collaborazione con Pupi Avati e Ivan Zuccon. Ivan Zuccon è tra i giovani autori di cinema indipendente italiano horror, che ha trovato un connubio perfetto con Pupi Avati. Qui in Dante lo ritroviamo al montaggio, però in un certo qual modo, appunto, Zuccon ha diciamo, contaminato la poetica di Avati senza sporcarla, e viceversa, e Pupi Avati ha contaminato Zuccon. Quindi c'è stato comunque una sorta di rapporto simbiotico fra i due, che si sono annusati, si sono trovati, si sono mescolati, e diciamo, hanno creato un buon sodalizio, secondo me, soprattutto per quella parte molto oscura, molto inquietante, molto, quasi direi appunto terrifica. Ma una cosa interessante è anche la scelta poi del cast che troviamo nel film Dante, perché a parte appunto un Sergio Castellitto nella parte di Giovanni Boccaccio, decisamente convincente, però anche allora, il passaggio che notiamo appunto dalla pagina scritta appunto dell'alta fantasia di Avati, appunto, dello stesso Avati, al film, è che il libro, diciamo, il romanzo, diciamo, questa sorta di cronistoria, di romanzo metastorico, non aveva questa forza, diciamo, visionaria che invece attraverso le immagini Avati riesce a restituire, ok? E soprattutto con l'apporto di attori a lui cari che aumentano questa dimensione tipicamente avatiana e inquietante, no? Figure come Alessandro Haber, come Leopoldo Mastelloni nella parte di Bonifacio VIII, decisamente sui generis, ambiguo, direi quasi lascivo. Certe figure di donna, anche come quella figura di Erika Blanca nella parte di Gemma Donati, anziana, una figura appunto, direi quasi stregonesca, perché la figura appunto stregonesca, l'icona della strega, comunque è un'icona che affascina da sempre Avati, e la ritroviamo spesso. Anche alcune figure che troviamo nel film, appunto durante il funerale di Beatrice Portinari, le donne appunto incappucciate di nero, questa atmosfera pesante, grave, appunto solenne, funebre, che rievoca comunque quell'alone appunto misterico che attraversa tutto il cinema di Pupi Avati. Quindi diciamo che il Dante di Avati è un film decisamente interessante, non è scontato, e
purtroppo è stato molte volte forse mal interpretato perché ho letto alcune recensioni anche che hanno appunto sottolineato questo essere didascalico di Avati, no? Nel senso di sottolineare, di cercare di restituire la poesia dantesca attraverso la lettura delle stesse rime di Dante. Sì, allora questa può essere un'operazione che può apparire didascalica, però forse, come dicevo prima, questo gusto del racconto, no? È invece, secondo me, uno degli elementi più fortemente importanti nel cinema di Avati, più riconoscibili della sua poetica, perché appunto il gusto del racconto, del ricordare, no? Del rievocare un qualcosa, diventa proprio comunque la sua forma di racconto anche più riconoscibile e più sincera, attraverso al quale lui si è sempre espresso e continua a esprimere il proprio cinema. Quindi il Dante di Avati sicuramente non resta tra i suoi capolavori della sua filmografia, appunto, ma è un film sicuramente un buon film, un buon prodotto, un film interessante, con attori in parte, e riesce soprattutto a evitare appunto certe sproporzioni agiografiche, certe scelte magari edulcorate, certe cadute nel racconto senile che invece poteva, nel quale poteva incappare magari un altro regista. Invece, riuscendosi a mantenere in questo equilibrio, a volte magari un po' precario, ma comunque sempre ben gestito, tra la malinconia del ricordo e l'elemento oscuro, Pupi Avati riesce ancora una volta a convincere, a convincerci, pur essendo capofila di un cinema sempre più minimalista, sempre più essenziale, sempre più ridotto all'osso, forse per un discorso anche di budget. Se pensiamo ai film di Avati di 20 anni fa, forse erano meno minimalisti, ma questo minimalismo, questo asciugare sempre di più il profilmico, il suo linguaggio cinematografico, a mio avviso, non è un difetto, ma forse è un pregio. Io mi fermo qui, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Alla prossima puntata.